Eccoci, buongiorno Paolo Mastro Bernardino, siamo a Milano ma parliamo di un territorio straordinario che è quello degli Irpini, è quello dove nascono le uve e la tradizione dei vostri vini. Intanto come vedete questa vendemmia? Vi dicevo che non è ancora iniziata ma insomma, le condizioni dell'Italia l'hanno segnata in maniera particolare, cosa vi aspettate? Allora, posso dire solo una cosa, che ci troviamo di fronte a un anno molto particolare sotto tutti i profili. Per il mio territorio è iniziato con la neve a gennaio, quindi da me c'è un detto che dice quando c'è neve sotto la neve pane, e quindi significa avere i presagi di una grande vendemmia. Abbiamo sofferto una lunga siccità che è durata circa 180 giorni, abbiamo avuto la prima acqua soltanto domenica, appunto l'altro ieri. Ecco, però diceva che la neve ha comunque umidificato, ha dato la neve ha dato compensato, patrimonio. Sì, perché è stata accumulata nei nostri terreni avendo argille, quindi noi abbiamo conservato questo patrimonio immenso di acqua per lungo tempo, però poi siamo finiti anche noi in sofferenza perché 180 giorni sono tantissimi da passare senza acqua. Consideri un dato, in Irpinia dal 1 gennaio al 10 di settembre sono caduti complessivamente poco più di 300 mm di acqua rispetto ai circa 800-900 che normalmente abbiamo, quindi questo gliela dice lunga. Fortuna che gli ultimi 25 mm sono caduti domenica, piano piano, e non con i disastri che ha creato in tante altre aree d'Italia. Questo ci fa presagire una vendemmia interessante, sicuramente con tante altre belle sorprese che possono venire, sempre se il tempo in quest'ultimo periodo ci aiuterà. Anche se nel mio territorio tanti hanno già vinificato perché si sono fatti prendere la mano che le uve erano mature, ma il risultato è stato rese bassissime, meno 40, meno 45, meno 50%, per cui qualità dei mosti, zuccheri elevati con acidità quasi fuori della norma, perché l'equilibrio non è solo lo zucchero nelle uve, bisogna mantenere una maturità fenolica che comprende più elementi, certo, e non quella zuccherina. Ecco, quindi saper aspettare, come anche la tradizione dice, perché il vostro legame col territorio, con la tradizione, con la storia, è un legame intanto familiare da secoli e poi che si declina in tutto il vostro modo di fare, modo di essere. Certo, c'è da dire questo, che il territorio per noi è l'attore fondamentale, noi viviamo nel nostro territorio e di conseguenza siamo degli interpreti di questo discorso sicuramente, ma possiamo solo rappresentare ciò che Madre Natura ci regala ogni anno. Infatti stamattina nel presentare il discorso dell'azienda ho detto che l'enologo ha una grande funzione, quella di dover plasmare ciò che Madre Natura gli mette a disposizione ogni anno, ma se ha di fronte un prodotto pessimo può cercare di ottenere un prodotto meno pessimo di quello che ha ottenuto, ma sicuramente non potrà mai diventare un prodotto eccellente. Bisogna anche avere voglia e pazienza di non prendere scorciatoie in questo caso. Certo, no? Ma c'è un vecchio detto che dice che il vino si fa in vigna, non si fa in cantina. È vero. E questa è la sacrosanta verità. Io diffido sempre di tutti coloro i quali parlano e raccontano dei miracoli che esistono. Noi siamo bravi a far tutto, però c'è un limite. Ecco, ora degusteremo qualcosa, ma vorrei sentire dalla sua voce quali sono i prodotti di punta e qual è la novità che ha annunciato prima di quest'anno. Allora, quest'anno andremo a presentare la novità che avevo raccontato prima, un'elevazione di un IGT ad hoc, esattamente il nostro vino coda di volpe passerà all'IGT Campania ad hoc Irpinia. Perché abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione di tutte le nostre produzioni e anche quelle meno importanti le porteremo al discorso di elevazione come cru di vigna. In più oggi presentiamo qui una novità, che è il passito di Aglianico, che è un prodotto che è ottenuto dopo una lunga sperimentazione durata un bel po' di anni attraverso una lavorazione di affinamento ed elevazione in botte di uve aglianico portate in sovrammaturazione, che raggiunge circa i 15 gradi in alcol e aveva un residuo zuccherino all'epoca di circa 7 gradi zuccheri. Oggi questo discorso parzialmente si è evoluto perché i vini che vivono biologicamente in bottiglia comunque continuano la loro evoluzione, parte di questo zucchero è stato demolito, per cui troveremo un piacevolissimo passito che non ricorderà prodotti da ossidazione o prodotti zuccherini, ma sarà un grande vino rosso da forte struttura
capace di poter legare cioccolato e capace di poter gestire anche elevate note di zucchero, proprio per la sua alta concentrazione. Grazie, tutto da provare. Buon lavoro e a presto. Grazie.